Questa è Piazza Libertà, Lorena? Sì, questa è la Piazza del Mondo, non la Piazza Libertà, dove si incrociano le genti di tutto il Medio Oriente, del Nord Africa, anche dallo Yemen vengono. Ciao, ciao. Ciao. How is your problem? Okay? You? Questi ragazzi, nonostante i bellissimi sorrisi, si portano dentro delle storie terribili e molti di loro sono fuggiti appunto da situazioni di guerra, traumi da respingimento. Hanno il trauma molto spesso di aver perso i loro amici e compagni che sono morti nei fiumi o cadendo in una buca di dolina. E io sono molto grata, loro si affidano come ci si affida ad una madre. Relax, my friend, relax. Da quanto lo fai? Da 7 anni. Abbiamo trovato questi ragazzi in strada con le ferite. Come fai a tornare a casa e dire non mi riguarda? Tu nella vita che facevi? Ero una psicoterapeuta, mi occupavo del trauma, del dolore dei bambini, mi occupavo di tutto questo. Questa è un'infezione da giungla e sto mettendo la crema di Sofargen, che è un po' antibiotica. Sono piccole ferite che, non disinfettate, diventano importanti e si possono propagare in tutto il corpo. Perché i piedi, Lorena? Beh, perché i piedi sono quelli che camminano e grazie ai piedi che arrivano fino qua. Non puoi vincere nessun tipo di guerra se non hai le scarpe. Senza i piedi curati e senza le scarpe non possono prendere un treno. Vedi che c'è proprio la linea confinaria, perché sono gli alberi tagliati. Una parte c'è l'Italia e l'altra c'è la Slovenia. Per cui loro arrivano dalla Slovenia e si cagliano giù da questi monti e arrivano nel Carso Triestino. Questa è una delle ipotetiche strade che fanno per arrivare al centro città. C'è anche qualche segno di passaggi. Scarpe, calzoni, magliette. Questa è la strada che poi porta a Trieste. Sì. Verso Trieste, qua ti dico, siamo al confine sloveno, 2 minuti. Ho camminato per 1 anno e mezzo, senza mai prendere treni o macchine. Io vengo dall'Afghanistan. Sono arrivato oggi qui in Italia. Voglio proseguire il viaggio e arrivare in Svizzera. Vedo che hai graffi sulla gamba. Sì, perché scappavo di notte dalla polizia, nei boschi, e non vedevo nulla. Quello che ho sofferto durante questo viaggio non me lo dimenticherò mai. Mi hanno derubato. La polizia croata mi picchiava con uno straccio per non far rimanere i segni. Mi hanno rotto la gamba. Qui ero in Bosnia dopo che i croati mi avevano respinto. Ti avevano rotto il piede? Croazia pulissima. Quanti anni hai? How old are you? 17. Sono persone che arrivano dalla rotta balcanica, quindi facendo dei percorsi molto accidentati attraverso le montagne. Quindi è chiaro che il flusso aumenta d'estate e diminuisce d'inverno. Noi registriamo un leggero aumento rispetto al 2021, ma nulla, diciamo, di particolarmente emergenziale. Quest'anno si stanno verificando situazioni di persone che non hanno, no, posto, quindi che non entrano nel sistema d'accoglienza perché non c'è turnazione, quindi veloci trasferimenti, in misura ben maggiore dell'anno scorso. Abbiamo raggiunto anche situazioni di fino a 60-70 persone che erano in strada, persone costrette a dormire fuori con grande visibilità, perché parliamo, perché queste persone stanno in piena città, diciamo in pieno centro, diciamo, sì. Io arrivo dal Pakistan, ho chiesto l'asilo qui in Italia. Quando sono arrivato al centro di accoglienza mi hanno detto che non c'era posto. Io non avevo soldi, cibo, nulla. Ho dormito qui nella piazza, su quella panchina, per 4 giorni. Ma quando la polizia mi ha visto, mi ha fatto una multa di 100 euro. Mi chiedevano, perché dormi qui? Anche al mio amico, 100 euro di multa. Anche a lui, 105. Bivaccava sdraiato a terra, creando disagio agli avventori della piazza.
Quindi in modo beffardo queste persone sono state, insomma, abbandonate e poi anche multate. Chiaramente si tratta di sanzioni del tutto illegittime dal punto di vista giuridico, perché non tengono conto dello stato di necessità. Se mi stanco di vedere quello che ho visto e che sto vedendo in Piazza Libertà, la faccio recintare. Perché dormono, perché sporcano, perché fanno i bisogni. Insomma, il signor Questore mi ha spiegato che tutta gente che richiede l'asilo politico, per cui non puoi fargli niente perché non hanno documenti, non puoi fargli le multe, eccetera, eccetera. Allora ripeto, se andiamo avanti così, la faccio recintare con le reti da cantiere, divieto di accesso per problemi di caduta alberi, e così abbiamo risolto il problema. Il problema è questo, cara. Lei sa che in questa Piazza Libertà questi si ritrovavano con queste associazioni che gli davano una mano, che li curano, però per la popolazione sa anche questo, per alcuni dà fastidio. Purtroppo è così, non possiamo entrare nella testa della gente, uno è milanista, uno è interista. Lei ha parlato di bivacchi, ha parlato di recintare la piazza, sono state fatte multe a ragazzi che erano costretti a dormire per strada perché non avevano posto nei centri. Ma cosa sta dicendo? Lei mi sta provocando o vuole che le racconto la verità? No, sindaco, le sto chiedendo in merito alle multe che sono state fatte ai ragazzi. Ma perché si arrabbia? Sindaco, rispetto a... Ha attaccato. Lei è volontaria, che fa? Lei che face... Questa era una vescica che è stata curata e adesso la pelle, diciamo, si è... Perché prima era tutto pus, marcio, tutto quello che vuoi. Where do you come from? I'm from Afghanistan. Come to Afghanistan. Afghanistan? Yes. When did you run away from Afghanistan? Too much, 7 months. 30 times Yunnan police. They will kill. Where do you sleep? Yeah. Why? It's very dirty. Un posto terribile dove vanno a dormire, il Silos, che è pieno di pantegane grandi più dei gatti, ci sono gli scarafaggi, ci sono i vermi, ci sono le visce, c'è la scabbia, i vestiti lasciati da altri, e quella è una fonte di infezione enorme, quel posto lì, sì. Sono dispiaciuta per questo ragazzo che ha la febbre, che sta molto male. C'è la febbre da sfinimento, come succede molto spesso. Avrebbe bisogno di una doccia, di un letto, di riposarsi, invece qua così. E oggi tremava dal freddo, gli ho dato anche questa copertina qua. Guarda com'era stamattina. Adesso siamo riusciti a farlo entrare in campo. Ah, ok, quindi stanotte non dorme per strada. No, non dorme per strada. Questi ragazzi arrivano con il sogno di un'Europa che non esiste, hanno la gioia di essere arrivata e c'è un collasso.